Siamo qua alla festa del tuo fans club. Ti vediamo innanzitutto senza il gesso. Raccontaci un attimino, intanto subito, come stai, come ti stai riprendendo. Ma sì, adesso per fortuna mi hanno tolto da qualche giorno il gesso e ho iniziato a fare un po' di terapia alla mano, sperando di accelerare un po' il rientro su strada. E mi sto allenando sempre a casa con i rulli e la pressa, e ancora sarà così per qualche settimana. Quando è che, diciamo, avrai il prossimo controllo per capire un attimino come evolve la frattura alla mano? Il 12 di marzo saprò se potrò incominciare ad allenarmi su strada. E quindi le tue giornate le passi sui rulli in questo periodo, che in realtà la stagione permetterebbe di stare ben di fuori con queste belle giornate primaverili? Sì, con queste giornate non è facile dover stare in casa a fare i rulli, però essendo l'unica alternativa possibile mi metto lì con la testa e faccio quello che devo fare. La Bardiani cosa ti ha detto? Quali sono le aspettative che hanno in questo momento, visto che magari c'erano già gli appuntamenti in calendario che sono saltati, quindi dovranno capire anche loro come ti riprenderai. Cosa ti hanno detto Reverberi e famiglia? Ma già in programma c'era di partire un po' tardi per arrivare freschi al Giro d'Italia, e sicuramente con questo inconveniente e salterò le prime gare che erano in programma, però sperano anche loro che mi rimetta presto e dopo il prima possibile di tornare alle corse. Sì, ovviamente attendiamo tutti l'esito della guarigione, insomma degli esami finali prima di ritornare in bicicletta. Una bella serata, tante persone qui, tanti amici, tanti appassionati di ciclismo della Romagna, una bella soddisfazione. In un momento complicato per te, la vicinanza dei tuoi tifosi, del tuo paese, penso che sia un ulteriore stimolo, cosa che non ti serve proprio solitamente, ma comunque direi che fa piacere. Sì, non è un momento sicuramente facile per me, è un po' da quel Giro del Colorado del 2017 che ero riuscito ad arrivare abbastanza in alto, e poi non fra mononucleosi, caduta al Giro d'Italia con la frattura al femore e questa frattura qui, non sono più tornato ai miei livelli, e vedere così tanta gente che mi supporta e che è presente anche in questo momento difficile ti dà la carica. Mi verrebbe da togliere questo tutore e montare sulla strada e iniziare a menare per tornare a correre. Ma adesso vedremo un attimino come evolverà, quindi Manuel, la stagione è lunga, quindi comunque è chiaro, l'obiettivo rimane comunque il Giro d'Italia, dove la Bardiani è stata invitata. Questo sicuramente è un obiettivo importante perché dà molta visibilità a tutto il ciclismo nazionale, quindi essere lì è sicuramente importante. Sì, è il nostro obiettivo principale, e infatti sto lavorando duramente anche a casa sui rulli apposta per questo, per cercare di, una volta che monto sulla bici e posso allenarmi su strada, da non dover ricominciare a costruire la base, ma avere la base che ho costruito già quest'inverno. Ti sei costruito un rullo particolare, mi sembra di aver capito, ti hanno costruito i tuoi amici? Sì, i ragazzi della Irons di Cesena, dove praticamente amici di famiglia, cioè familiari, mi hanno fatto un attacco per il manubrio da posizionare delle protesi su misura, in modo da avere la stessa pedalata che ho su strada tenendo le mani sul manubrio. E dopo i ragazzi di Sportbike di Cesenatico mi hanno messo a disposizione un rullo, adesso mi sto allenando su quello e quindi ho tutta la strumentazione per poter mantenere la gamba. Noi ti facciamo in bocca al lupo, Manuel, speriamo di vederti presto sulle strade, magari non ci vedremo alla Coppa Bartali come in corsa ancora, sarà la prossima occasione magari per fare il punto fra 20 giorni
visto che la Coppa Bartoli sarà sul nostro territorio, per vedere a quando il rientro, insomma. Direi che in quel momento forse sapremo meglio come procedono le cose. Sì, esatto, adesso la Coppa Bartoli è quasi impossibile poterla correre. Vediamo la gara subito, le gare subito dopo, quelle lì penso di riuscire a rientrare ad aprile, primi di aprile. Siamo con William Spinelli, che è stato l'ideatore, il fondatore di questo Fans Club, presieduto adesso da Vittorio Savini, ma diciamo l'idea è nata da te, dai tuoi amici. Sì, è stato la cosa, essendo presidente del comitato di sala del nostro paese, quando Manuel ha vinto in America la Colorado, sono poche parole, mi è partita questa idea di fare questo fan club, diciamo, ufficiale, perché realmente c'era già un suo fan club che lo seguiva, gli amici proprio più stretti che lo sostenevano, si conosceva chi erano, perché erano tutti del paese. Allora a quel punto lì io come presidente ho portato, diciamo, una piccola omaggio, una pergamena, riconoscimento dei cittadini, e a quel punto lì ho detto facciamo il fan club, diciamo, proprio vero e proprio. Fatalità, quel giorno andai anche in comune per cose così del paese, glielo proponei al sindaco entusiasta, facciamo subito, e anche lui è stato oltretutto uno dei primi tesserati, diciamo, giustamente del fan club Jenny. E da lì è partito, diciamo, l'organizzazione. Poi io con Vittorio Savini ci conosciamo da una vita. Lui era presidente anche del club Magico Pantani, anch'io facevo parte anche del club di Magico Pantani, e abbiamo deciso di fare questo fans club ufficiale, diciamo, di Manuel Senni. Non potevamo fare altro per un nostro compaesano, ecco. Direi che è venuto anche molto bene questo fans club. Purtroppo Manuel non è stato fortunato, ma la presenza stasera dimostra che c'è molta passione, molta vicinanza. E pensare, insomma, un paese come Sala, un paese piccolo, ma cesenatico, chiaramente è importante. Tra l'altro il sindaco, come dicevi, è un appassionato di ciclismo, anche lui ha un passato da ciclista a Gozzoli, quindi insomma direi che il paese di Sala e Cesenatico, il ciclismo è un po' lo sport del paese, lo sport nazionale. Sì, sicuramente, da quanto anche il nostro carissimo Marco era stato pubblicizzato, anche lui era un nostro di Sala anche, ma noi siamo, per i nostri cittadini, siamo molto vicini alla cittadinanza, specialmente Sala è molto compatta, infatti si vede anche qui questa sera, l'anno scorso eravamo 100 persone, quest'anno siamo ancora molto di più, vuol dire che, diciamo, funziona e sentiamo, diciamo, e sosteniamo, diciamo, i nostri cittadini, perché hanno bisogno di sostegno. È importante, direi che stasera è una bella manifestazione, quindi noi ci auguriamo che Manuel possa tornare in salute e a farci divertire e a farci stare insieme come siamo insieme stasera. Sicuramente, tutte queste persone qui ci dobbiamo trovare al Giro d'Italia, ogni tornante, a fare il tifo per Manuel. Vittorio Savini qui alla festa del Fans Club Manuel Senni, il Barracuda di Cesenatico. Allora Vittorio, tu sei un esperto di Cesenatico, cosa ci dici? Sì, a dire il vero devo dire anche Sala di Cesenatico, perché lui è di Sala, altrimenti mi sgridano ancora. No, come loro mi hanno chiamato, hanno detto Vittorio tu sei l'esperto del club, visto che hai fatto quello di Pantani così grande, se ci dai una mano. Io ho detto io non ho molto tempo, però una mano ve lo do, e invece di dare una mano mi sono trovato addosso il club. Però è una soddisfazione, perché stasera, essendo solo la seconda volta, ci siamo trovati con un bel po' di gente, vuol dire che Manuel fa la sua parte a livello ciclistico. Purtroppo la sfortuna di l'anno scorso e quest'anno ancora più importante ci taglia un po' le gambe, ma noi abbiamo fiducia in questo ragazzo, un ragazzo serio, un ragazzo che si prepara, onesto e tutto, e allora dobbiamo adesso noi stare vicino a loro. E stasera l'abbiamo dimostrato che tutti questi tifosi di ciclismo importante, abbiamo dimostrato che il ciclismo in Romagna vale ancora, e dobbiamo esserci noi tutti appassionati, come sono io, ma tutte queste persone che sono qui stasera, per applaudire e
fare una grande forza a Manuel, perché credo che se lo meriti come serietà.